Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 18 dicembre. Vediamo subito i temi della giornata. Ovviamente la Popolare di Bari e quell'incredibile candidatura che solo in un paese incredibile come l'Italia, cioè la candidatura alla presidente della commissione che dovrebbe indagare sulle banche, cosa del tutto totalmente inutile. Qualcuno dovrebbe avere il coraggio di dire quella commissione non serve a nulla perché ormai i casini li abbiamo fatti. Facciamo sempre le commissioni quando succedono i casini. Beh, comunque dovrebbe presiederla uno che si chiama Lannutti, i cui problemi li vedremo tra poco. Però, insomma, il tema fondamentale oggi sulle banche è che quando salta una banca in Italia, sempre tutti lo sapevano prima. In questo caso ci sono alcuni ragionamenti da fare. Il primo, come si chiama, un'intercettazione che è stata fatta in un audio di De Bustis, amministratore delegato della Popolare di Bari, che lo era anche precedentemente, poi è stato sostituito, sono ritornati la famiglia che la fondò nel 1960 e poi è ritornato grazie alla Banca d'Italia, che dice in una riunione con tanti manager, 300 metri, i 300 manager, i dati delle vostre filiali erano tutti taroccati. Adesso non si scherza più, non dovete fare più sti casini. Allora, questa cosa qua è diventata una cosa gigantesca, enorme, colpa di De Busti, sapeva dei dati taroccati. Ragazzi, io penso ancora che se un manager bancario ha veduto piazzato là da Banca d'Italia, dica una frase di questo tipo completamente estrapolata dal contesto davanti a 300 persone, non in una telefonata riservata. Beh, insomma, probabilmente chissà in che contesto doveva essere messa i dati delle filiali taroccati. Ma che vuol dire? Mi sembra molto più serio, se volete, è quello che scrive Repubblica, non tanto le intercettazioni di De Bustis, ma un'altra cosa, e cioè che De Bustis stesso chiamò nel 2013, quando non era amministratore delegato, era comunque uomo forte della Banca Popolare di Bari, a fare il Chief Financial Officer, no, scusatemi, Chief Risk Officer, cioè l'uomo che si occupa dei rischi della banca, cioè una figura molto importante nel sistema finanziario e creditizio italiano, un signore da Verona che si chiama Luca Sabetta, lo scrive oggi Repubblica, il quale, quando gli fanno vedere la Tercas, che Banca d'Italia voleva che la Popolare di Bari si comprasse, cioè le casse di risparmio abruzzesi fallite, quando dicono alla Popolare di Bari di prendere sequele, Sabetta si mette le mani nei capelli, va da De Busti e dice: ma che siete matti? E viene fatto sostanzialmente fuori. Questa mi sembra la vera storia e la vera pista. Per quale motivo una banca come la Popolare di Bari viene costretta a comprare una banca fallita? Per quale motivo la Banca d'Italia zitta, muta, anzi si adopera per fare questa operazione? Questo è il punto fondamentale, il punto di non mercato. Io me ne fotto delle questioni giudiziarie, ma penso al mercato. Se una società è fallita, deve fallire. Se tu pensi di prendere una società fallita e mollarla una che sta lì lì per fallire, le fai fallire tutte e due. Banale, semplice, non è che ci vuole un genio dell'economia, è buon senso. Quelli che vengono considerati liberali utilizzano il buon senso e non l'idea che ci sia un grande manager, il grande Stato. Ma qualcuno di voi veramente crede a sta minchiata che Conte ha detto: faremo la grande banca del Sud, 900 milioni per il Sud, i nuovi investimenti per il Sud? Io voglio sapere, qualcuno di voi veramente crede a questa minchiata dell'avvocato Garbato? Io direi, spero nessuno di voi. Cattivo management. E chi è che lo dice questa cosa qua? Lo dice, vabbè, insomma, lo dice questo Sabetta riguardo a quello che avveniva nella Tercas. Poi c'è l'altra questione politica, cioè che i politici, siccome ci hanno dato 900 milioni di euro nostri, vogliono fare la commissione per pulirsi la loro coscienza. Sì, usiamo i soldi pubblici, che poi sono i soldi nostri. Non esistono soldi pubblici, esistono soldi dei contribuenti. Bene, usiamo i soldi pubblici e allora, siccome usiamo i soldi pubblici, adesso facciamo una commissione, così troveremo un cattivone a cui dare tutte le colpe di quello che succede nelle banche. Va bene? Questo dice la commissione. Cioè, ci prendono tutti per dei bambini scemi. Non siamo dei bambini scemi, perché quando vediamo che a presenza della commissione ci va uno che si chiama Lannutti, oggi lo descrive bene Ceccarelli, un signore che ha fatto di tutto nella vita e che il suo unico obiettivo era il linguaggio di odio. Oggi che tutti parlano di linguaggio di odio, è il linguaggio di odio nei confronti delle imprese, delle banche, cioè una specie di, come posso dirvi, di
Torquemada, no, di Savonarola del consumerismo. Bene, è riuscito a diventare deputato con Di Pietro, poi dopo l'ha mollato, lo prende Di Pietro come avvocato e non capisco, ma perché si deve prendere l'avvocato? Se lo deve prendere perché oggi i giornali dicono che il figlio di Lannutti è alla Popolare di Bari. Io vi devo dire che Lannutti, che lo considero un, come possiamo dire, che sarebbe una sciagura se diventasse presidente di questa commissione. Già la commissione è una sciagura, ma la presidenza di Lannutti sarebbe già una sciagura. Tutti i giornali oggi che ce l'hanno con il figlio che lavora alla Popolare di Bari, ma lì, ma chi se ne frega? Ma certo, lavora alla Popolare di Bari, che problema è? Il figlio di Lannutti lo dobbiamo castrare, non può fare nulla per tutta la vita? No, Lannutti è un problema, non il figlio di Lannutti. Il figlio di Lannutti non è un problema, dobbiamo smetterla sempre con questa Italia per cui i figli, i padri, i nonni sono i problemi dei personaggi. Guardate che Lannutti è grande abbastanza per i problemi, per avere da soli, basta vederlo in faccia, basta sentire quello che dice, basta vedere quello che twitta. Lo dice bene oggi. Questo, oltre a un'intervista alla Boschi, sì, proprio alla Boschi, che dice non è un problema il figlio, il problema, la fa mi sembra Repubblica, è quell'antisemita che volete mettere alla guida delle banche. Beh, ve lo racconta in maniera secondo me straordinaria Mattia Feltri oggi sulla Stampa, quando Mattia Feltri vi racconta esattamente che cazzo è questa follia che si è permesso di ritwittare, perché noi tutti possiamo ritwittare la frase antipatica, gli insulti, ma quella roba che ha ritwittato Lannutti, cioè il famoso protocollo dei savi di Sion, che è una cosa allucinante, ma è allucinante nella sua follia, è allucinante perché è una roba non solo antisemita, ma è la roba che dice che c'è un complotto dei Rothschild e degli ebrei per riportare il dio Satana sulla terra. Stiamo parlando di una cosa che se uno... ma e manco Paperinic, perché c'è l'antisemitismo dentro, nulla di peggio. Beh, dice Lannutti poi col suo solito modo di fare... Uno che lui si dovrebbe vergognare di quello che ha scritto, e i giornalisti dice vergognatevi, è lui che si dovrebbe vergognare, non i giornalisti che fanno il loro mestiere. Fiano pure dice, ma ragazzi, ma Lannutti, insomma il PD secondo me questo presidente della commissione a Lannutti non gliela vuole dare, ebbene fa, benissimo fa. Nel frattempo altra notizia di giornata, il consiglio di amministrazione di Fiat e Peugeot si riuniscono e decidono, come ci spiega oggi sulle 24 ore, di fare il quarto gruppo mondiale della produzione, investiranno molto nell'elettrico, in cui a parte Peugeot, Fiat non ha nessun ruolo. La cosa che dovremmo un po' ragionare sono queste 3,7 miliardi di sinergie dalla fusione di un gruppo che fatturerà 170 miliardi. Sinergie cosa vuol dire? Che le cose che fa uno e che fa l'altro, se sono uguali, uno solo le fa e insomma si mettono insieme. Se questo vale anche per, non so, gli impianti produttivi, le fabbriche, alcuni lavori, gli avvocati, i telefoni, quello che volete, vuol dire che ci saranno dei tagli, come è normale che ci sia. Solo nella pubblica amministrazione non ci sono tagli, nelle aziende private le sinergie per 3,7 miliardi vuol dire tagli, il che vuol dire che l'anno prossimo la fusione di Fiat e Peugeot, qualche piccolo problema occupazionale e diciamo di standing dell'Italia, e mi auguro anche della Francia, perché spero che i tagli non avvengano solo in Italia, ci sarà, e chi lo nega è Lannutti. Adesso lo dico come tipo di paradosso ed archetipo di chi nega l'evidenza. 50% del gruppo sarà della consiglio di amministrazione, sarà contro, delle azioni saranno della Fiat, e 50% della Peugeot. Ma cosa succede? Che nel consiglio di amministrazione ci saranno 5 rappresentanti della Fiat e 5 della Peugeot, ma ce n'è uno, l'undicesimo, che è l'amministratore delegato, e che è questo signor Tavares, esponente della Peugeot, che farà 6 a 5. A casa mia c'hai 6 francesi e 5 italiani, chi comanda? Chi deciderà le sinergie? È chiaro che le cose non sono così semplici nella finanza e nell'industria, ma insomma ho qualche indizio per chiederlo. Tutti i giornali parlano del Papa che toglie il segreto di Stato sulla pedofilia, a me non me ne fotte nulla, è una cosa fondamentale. Se siete appassionati non è roba che trovate sulla zuppa, non perché io sia... non me ne importa niente, non riesco ad appassionarmi a questo dramma che c'è nel Vaticano. Mi piace più la politica e l'economia. Conte! Conte! Oggi c'è Tommaso Labate che fa uno straordinario retroscena, perché Conte, questa idea del Presidente del Consiglio che va da Grillo e si inchina e lo saluta, vi dà il senso del Presidente del Consiglio che dice io voglio i toni garbati. Allora, a me fa molto ridere, il Presidente del Consiglio che vuole i toni garbati si alza e va a salutare Grillo, quello del Vaffadei, quello delle campagne d'odio, quello che pensa che i giornalisti facciano tutti orrore, che debbano essere mangiati e vomitati. Beh, questo parla delle campagne garbate, ma c'ha la faccia veramente come... Avete capito come c'è la faccia? C'è uno che parla delle campagne garbate, si alza, saluta Grillo ed è diventato Presidente del Consiglio grazie a Grillo,
un falso, è un falsone, non ci uscite a cena, perché è semplicemente falso quello che dice, perché le campagne di odio, le campagne non garbate lo hanno reso presidente.